Hola, io sono Marcus Grande, signore e signori, bentornati su LaregroCraft. Eccoci qua. Allora, nell'ultima puntata abbiamo fatto un pochino di cose, tra cui i villager, qualche suppellettile, qualche miscellanea, ma c'era una cosa che ho detto che avrei fatto in separata sede, ovvero tutti i bellissimi fiorellini che ci mancavano. Dove sta? Era questa? No, io ho sempre questo grosso problema che non riesco a trovare la cacchio di cosa. Che ci interessa? Ti prego, dimmi quale sei. Non è questo. Non è qui. Regà, scusate, perdonatemi, davvero, non lo faccio apposta. È semplicemente il fatto che sono un cretino. Oh, eccola qua. E questi, signore e signori, questi fantastici semi, sono stati dal sottoscritto mentre renderizzavo altre cose, craftati, portati al 10-10-10 e messi in coltivazione. Abbiamo la struttura allargata e adesso abbiamo i lapiscazzoli. Pimmata. Abbiamo il rutile, che praticamente è il titanium. Abbiamo, no, questo qui è vecchio. Quelli della redstones. Quelli dello speed, che vi faccio vedere subito. Vi ricordate che ogni tanto dicevo, però che palle, sto pack non si può correre veloce. Pim, signori, abbiamo speed. È una figata pazzesca. Cioè, e poi si mangia al volissimo e ci dà speed per 20 secondi. Non è tanto, però comunque, guardate. Oh, che ne abbiamo ancora 34. Poi il Cinnabarbar Circense, che è quella cosa tonda della Towncraft, la Glowstone, signore e signori, lo Spider Souls, l'Infused Shard Seed, che sono i shard della Towncraft. Qui abbiamo, beh, li prendiamo. Abbiamo i bellissimi diamanti e i bellissimi, eccoli qua, smeraldi. Poi i Regeneration Seed, che sono come gli Speed, soltanto che sono fucsia e ci danno 20 secondi di rigenerazione. Ma tra l'altro, la cosa fighissima di queste, no, non ve la faccio vedere adesso. Inoltre, abbiamo The Creeper Essence and The Ember Essence. E Marcus, ma dove li poni? Guardate, già sono ricresciuti. È fantastico, è meraviglioso. Qui comunque, sta cosa la potevo mettere un po' più in alto, che Taliban faccia, non capisci in cazzo. E qui, signori, ho fatto lo stocking di tutte le nostre essenze. Vi ricordate in una delle puntate precedenti avevamo fatto, aspettate che mi sistemo, avevamo fatto il Draw Controller, che è un marchingegno che, affiancato ai drawers, ci infila la roba automaticamente. Guardate, qui sta mettendo l'essence. Andiamo qui, vedete? 249, 50, 51, 52, è fantasticissimo. Quindi buttiamo dentro tutte le nostre e anche un po' essence, tranne queste due, perché voglio farne pozioni supreme. Andiamo un po' a vedere come si fanno. Allora, ci serve una bottiglia d'acqua, e fino a qui ningun problema, e delle essence, la weak, la regular, oppure la strong, oppure l'extreme. Guardate gli effetti. Un minuto, quindi da 20 secondi con la weak diventa un minuto. Con la regular, 5 minuti. Con la strong, regà, 15 minuti, stiamo una favola, è fantastico, mi piace un sacco. E poi vabbè, con l'extreme, che ancora non possiamo fare, 25 minuti, mo ditemi che cazzo ci devo fare 25 minuti di corsa. Però va bene. Rigenerazione sicuramente è utile, 25 secondi, soprattutto se penso, o il cane, se penso alla, come si chiama la mod? Alla Blood Magic, la mod. Allora, andiamo quindi a prendere del glasso, eccolo qua. Facciamo le nostre sbottigliette d'acqua. Io spero che siano staccabili le bottigliette d'acqua, anche se non sono molto convinto. Bim 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 bim, non sono staccabili. Io ti odio. E poi, nope. Gnammi. Che carino che è sta cosa. E poi, prendendo questi qua, molto semplicemente, ma noi già ce li dovremmo avere qui dentro, eccoli qui. Facciamo così, gli mettiamo il wake. Non me lo fa perché gli manca questa qua, giusto? Ehi, eccola qua, pammata. Con questa facciamo le regular, pam, e le ho finite. Dove cacchio stanno? Scusate, dove merdissima stanno, brutte bastardone. Qui ce ne stanno altre wake, però io sono sì. Ah, le ho messe qui. Ma quante? Ottimo. Quindi mettiamo speed e regeneration, cambiamo. Switchiamo questa, mettiamo una bella pallina. Quale faccio? Faccio quella strong, ma che ce frega, ma che ci importa.
Oh mio Dio, vedo succedere cose. Qui abbiamo appreso la speed potion che dura 15 minuti. Fantastico. E switchiamo così e facciamo... non me lo fa? Perché non me lo fa il regeneration? C'hai questo, sì? Ah, giusto! Il veleno per Cusco. Cusco è il suo veleno. E abbiamo la regeneration. Signori, speed e regeneration per 15 minuti. Wow, possiamo correre, andare e fruire. Guardate qua, regà, quanto è passato, ve lo dico io. Sono passati 3 minuti, sono ricresciuti tutti. Tutte. Ti è, giusto sta stronza qua. Ma tutte. Fantastico, maraviglioso. Allora. Fatto ciò, io penso che sia venuto il momento. 4 teste di Wither e 10 di stream. Fantastico. Di fare l'Extreme Infusion Stone. Mo, la domanda è, ma dove cazzo la metto tutta sta roba? Perché c'ho spazio, dovrò buttare giù la struttura. E ci serve? Ah, ci servono tutti quelli nuovi. Ok, ma vedi, ma saperlo prima. Allora, quelli nuovi sono... smeraldi, diamanti, questo. Mi sa che sono tanti, sono troppi. Mi sa che c'è qualcosa che non va. Mi sa che mi manca all'appello qualche cuccio. Io ste cose le frullo, fatemi prendere... infatti. Ok, andiamo un attimo a vedere come sa fa. Però probabilmente per farla, stupido Marcus Crona che non sei altro, serviranno queste qui. Quindi andiamo a ciapparle tutte quante. Ok. Allora. Visto che ci sto, mi prendo già 2 di questi. Ok, così non ci sbagliamo. E andiamo a vedere qua come stiamo messi. Mamma mia, il caos. Questa serie è il caos. Qui, delle chest. Mamma mia, l'ho trovato al volo, signori. Incredibile, non succedeva mai. Non succederà mai. Allora, accettiamo qui e andiamo a vedere. Ci serve ragno, creeper e shard. Quindi, creeper, ragno e shard. Facciamo bim, bam e boom. Poi, emeraldo, smeraldo, diamond e lapiscazzolo. Diamond, smeraldo e lapiscazzolo. Binget, bongot, sbrungot. Poi, mamma mia. Glowstone, redstone e 4 strong essence. Quindi 1, 2, 3, 4 redstone and glowstone. Vediamo un po' se ce la facciamo. Signore e signori, questo dovrebbe essere uno dei crafting più complicati. Sì cazzo, sì. Figata. Sono soddisfattissimo. E l'alchimia è pronta. Lanciamo il cacchio di sassolino ogni volta qua sopra. Abbiamo l'Extreme Infusion Stone, che dovrebbe essere il grado finale Super Max Vattela Piander Culos. Quindi possiamo claimare. Abbiamo 4 teste di Wither, che però me le voglio ricordare a questo giro. Quindi le metterò una. Le mette tutte lì, vaffanculo. Poi abbiamo queste qui, l'Extreme. Buono, con cui fare. Va bene, queste qui le abbiamo viste, però ce ne sono altre. Night Vision. Night Vision. Regeneration, strange. Something strange. No, ma che ne esiste un'altra? La Master, regala, esiste la Master. Ma che stiamo scherzando? E adesso tecnicamente il rullo di tamburi ci dovrebbe sbloccare. Wow. Fire Resistant, Night Vision, Ardite Regà, il cobalto. Fantastico. Vediamo se ci ha sbloccato qualche altra cosa. Allora, qui tutto tace. Qui tutto tace. Qui tutto tace. E qui tutto tace. Qui c'è la roba tecnica. Non ci ha sbloccato un Cassius Clay. Siamo al 7, ricordiamoci. Siamo al 7. Molto bene. 8. Ci sono le apine. Dopo le vediamo. 9. Tutto tace. 10. Tutto tace. 11.
È ancora vuoto, raga. È ancora vuoto. Secondo me l'11 riguarda la Mechanism. Tra l'altro, questa cosa che c'è la Mechanism qui mi piace molto, perché è una mod che io nei pack tecnici non uso perché è troppo OP. Ma qui va bene. Cioè, qui cazzo io ho le piantagioni coglione. Ma che cazzo ce ne frega dell'OP? Quindi... Io direi che è proprio il caso... Fatemi riflettere... Di andare... Su questo qui, l'Osmium, perché l'Osmium ci serve tanterrimo. Essence of Osmium. Vediamo un po'. Osmium. Non l'avrei mai detto che avrei un giorno avrei cresciuto le piantine di Osmium. Oh! Porca la puttana. Cioè, potrei anche farlo. No, perché di Osmium... Quanto ce l'avrò di Osmium? Diamo un'occhiata, ma io, regà, non credo proprio di averne una quantità sufficiente per... Sì, cazzo, ce l'ho. Allora, non c'è il polverizzatore. Però c'ho la Tinker. Forse la Tinker lo scioglie. Vogliamo andare a vedere? Mazza, quanto rompono il cazzo ste mucche. Io spero che non vi diano fastidio come danno a me. Andiamo a vedere se... L'osmium viene sciolto. L'osmium non viene sciolto, signori. Non so un culo proprio. Bene. Qui che ci abbiamo in pure molten title. Quindi io mi devo mettere a fare qui l'ostium porosi? Dai, che pacco. Andiamo un attimo a vedere Mechanism. Ci dovrebbe essere non la chamber, non il combat, il crusher, eccolo qua. Oh mio Dio. Oh my God. E vuole gli iron chipset. Io sono davvero curioso di come poi potremo cambiare il mondo, secondo me con la Towncraft, però forse anche con la Mechanism. Forse con la Mechanism si potrebbero arvestare questi, perché la Mechanism c'ha un robottino, se non sbaglio. Non lo so, però sono in fervore. Sono davvero in fervore per tutta questa cosa bellissima. E qui va bene, c'è quella cosa là. Io a questo punto direi di... no, beh, oddio. Sì, direi di fare un laser, ma che ce frega, c'ho i materiali, facciamolo. Allora, laser, eccoli qua. Porco il cazzo, il crafting è diverso. Ok, mi ha spiazzato tantissimo questa cosa. Architect table, non si chiama così. Bullcraft, non si chiama così. Raga, come si chiama Bullcraft? Ok, facciamo vedere, facciamo questo. Binged, bangity, andiamo su quella tecnica, eccola qua. Vuole un laser, un assembly table. Allora, l'assembly table si fa con il diamond gear, quindi ci servono dei diamanti. Per i diamanti io dovrei averne già un buon numero, perché comunque mentre facevo diventare questi livello 10, guardate il circoletto che ci ho fatto, buccio da culo, dovrei aver preso un buon numero, sembrerebbe un buon numero. Sì, è un buon numero, signori, vediamo. 52 diamanti, buono. Poi, che altro voleva? Questa qui, ok, possiamo farla, loro ce l'ho, ma il laser voleva qualcosa di strano. Eccola qua, il mana lens, il laser vuole Rune of Ravage. Il mana lens si fa così, è abbastanza facile. Quindi, andiamo per di qua. I diamanti ce l'abbiamo, ci servono due diamanti di quelli stronzi, quindi andiamo a buttarli dentro ciccivuzzi. Però se non, cioè, non prende qualche scroll, c'è un po' un coglione. La mettiamo qui, tutto pieno? No, va bene. Allora, facciamo così. Il mana lens, vabbè, ce lo facciamo da noi e stiamo a pace. Vieni qua. Oh, sentite gli zombie? Li sentite? Io no. No, io li sento gli zombie. Giuro. Quindi qua dovrei avere il glass panel, ma io non ho voglia di cercarlo. Lo facciamo in mantinente. Ok. Facciamo il mana lens. Ci mettiamo, dovrei averlo qui, quello del toro. Vediamo un po'. Guglielmo del toro, perfetto. Guglielmo del toro è arrivato. E non era così. Com'eri? Ah, sono un cretino. Ho toppato completamente tutto quanto. Ora, la redstone, raga. Io non ce n'avevo un cazzo di niente, però adesso c'abbiamo i cosi. Ma mi è finito lo speed. Ah, no. È il ciborio che ci manca, quindi andiamo a prendere... Gnammi.
Ok, adesso possiamo correre. Si va per di qua. Andiamo a vedere quanta redstone abbiamo. Ne abbiamo 300. Bene, 4 stack. Ottimo. Poi facciamo così. Facciamo così. E ci dà una fracca di redstone, finalmente. E ci manca qualcosa. Che ci manca? Non lo so. Facciamo così, così, così. Sì, così, così. No. Oh mio Dio, qual è il tuo problema? Ah ah, swished! Signori, abbiamo un laserone! E adesso dovremmo aver facile... No, col cazzo che ci abbiamo facile, dobbiamo fare il... La rondella. La rondella è una cagatura di cazzo incredibile, raga. È una rottura immensa di coglioni. Perché dobbiamo fare quella di coso, quella dell'altro tipo, quella dell'altro tipo, ma magari ne ho fatta una in più? No, Gears. Oh, fermati! Quelle di stone, sì, mi evito dei passaggi, fantastico. Quindi prendiamo quelle di stone, le facciamo diventare di furrow. Eccole qua. Via, 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 via. E poi una, perché le altre ce ne teniamo, la facciamo diventare di goldone. Che facciamo di... Oh, era di diamante, sì. Ok. Che facciamo diventare di diamante. C'è uno zombie che è imperterrito... shiny! Che imperterrito continua a stare lì a prendere... Ma smetti. Che cosa ho fatto per meritare tutto questo? E abbiamo l'assembly table. Time for some logic. E visto che non c'è... No, l'upload c'è qui. Però chi se ne frega, noi la facciamo lo stesso. Possiamo anche utilizzare la logica della bullcraft. E poi, ovviamente... Ci serve un basic gate, quindi io vi lascio qui. Pensavo che potessi prendere il mio premio e andare avanti, però no. Chi se ne frega. Nella prossima puntata vediamo l'assembly table, cerchiamo di trovare la lo... Scusate un attimo. Non succede, ma se succede... Non succede, ma se succede... Ma porco il cazzo, se l'incula! Viva! Affanculo! Lo scoprirò. Prima o poi scoprirò come automatizzare questi figli di puttana. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ragazzi!